Va in porto e per il porto l'operazione dragaggio. A novembre un pontone con una draga dovrebbe fare ingresso nel porto di Fano per fronteggiare a una vera e propria emergenza alla quale sono sottoposti giornalmente operatori ittici e diportisti, ovvero un porto pieno di fango. A questo proposito, nel Consiglio Comunale dell'altra sera è stata approvata all'unanimità una variazione di bilancio di 845.000 euro stanziati dalla Regione Marche per attuare l'operazione tanto attesa da chi vive di pesca e per la pesca. Le due darsene qui, Giorgina e Pippetta, che è 20 anni che non si dragano più, e questo dragaggio dovrebbe dare almeno per qualche anno un po' di serenità ai nostri pescatori, praticamente, perché ultimamente quelle barche che sono ferme qua, quelle grosse, toccano sul fondo, le vongolare, non diciamo niente. Questo dragaggio che aspettiamo da 20 anni, adesso l'assessore ci ha confermato che parte, siamo contentissimi. Sarà un dragaggio selettivo e riguarderà parte del porto e le due darsene più ingolfate dal fango. Inoltre, buone notizie anche per i fanghi stoccati nella cassa di colmata del porto e quelli nella zona di Fantasyland, che attendono da tempo immemore di essere rimossi. All'anno prossimo dobbiamo rinviare la rimozione dei sedimenti già dragati e stoccati qui in ambito portuale e nell'ambito di Fantasy World, però anche quello è un obiettivo e nell'accordo di programma, quell'intervento lo seguirà in prima persona l'autorità di sistema, cioè l'autorità portuale di Ancona, mentre questo c'è stato un accordo tra l'autorità portuale di Ancona e il Comune di Fano proprio perché poteva essere anticipato rispetto al progetto complessivo che andrà l'anno prossimo. Quindi nel giro di quest'anno e il prossimo, insomma, le situazioni pregresse, quelle di adesso, i casini, insomma, gli diamo una risposta. È chiaro che poi ci vuole una visione al futuro, perché nei quadri amministrativi è previsto che poi venga caratterizzata un'area fuori Fano e Pesaro, dove effettuare i sommergimenti dei sedimenti che si possono sommergere in mare in futuro. Però anche quella è una cosa che ci auguriamo che trovi l'impulso giusto in regione e possa davvero partire ed essere finanziata.